Elezioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010. Enzo Garofoli, candidato sindaco. Una coalizione dalla parte della gente. Un programma per tutti i cittadini. Vogliamo essere protagonisti di un cambiamento di cultura. Rispetto allo stato di depressione nel quale la destra ha messo la vita economica e sociale della città in questi anni, a causa della sua indolenza e della sua gravissima insensibilità ai problemi dei cittadini. Il comune deve essere la casa di tutti. Basta con la gestione della cosa pubblica da parte di pochi e di gruppi di potere. L'amministrazione deve essere partecipata e trasparente. Il lavoro è un diritto riconosciuto dalla Costituzione. Ma la destra sembra non ricordarsene. Il centro-sinistra ha spinto alla creazione di una consulta per il lavoro, ma questa giunta non l'ha mai convocata. Il primo impegno deve essere il lavoro ed il rilancio economico. Occorrono sussidi per i disoccupati ed una politica di sostegno alla loro reintegrazione. Dobbiamo favorire la piccola imprenditorialità, appoggiando un'opportuna politica creditizia ed attrarre investimenti sul nostro territorio. Meno cemento, più case. Si deve ristrutturare l'esistente, valorizzare il centro cittadino, recuperare l'abitabilità delle case popolari. Servono incentivi per la prima casa, che è un diritto incontestabile per tutti. L'acqua è un bene pubblico. No alla cessione della distribuzione idrica ad aziende private. Sì alla gestione degli impianti in un ambito territoriale più adeguato rispetto a quello municipale. L'ambiente è vita. Per cui il nostro impegno sarà creare spazi verdi nella città, diffondere le piste ciclabili, incentivare il risparmio energetico ed idrico, limitare le emissioni di gas inquinanti, valutare insieme a quello economico l'impatto ambientale di ogni struttura produttiva, con analisi serie prive di condizionamenti emotivi. Un no assoluto al nucleare sul nostro territorio. La raccolta differenziata è stata gravemente trascurata da questa amministrazione. Siamo sotto di oltre il 50% alla quota legale di differenziazione. Si continua a spendere inutilmente soldi per lo smaltimento e produrre veleni per l'ambiente. Si sono spesi milioni per un centro di smaltimento dell'umido e l'umido non viene raccolto. Occupiamoci dei giovani. Sì, i giovani. Dobbiamo dar loro ottimismo per il futuro. Coinvolgerli nell'amministrazione della cosa pubblica. Sono necessari corsi di formazione, dialogo col mondo del lavoro e centri di svago e aggregazione dove si possa esprimere la creatività dei ragazzi. La sicurezza per i nostri cittadini. Per la sicurezza dei vogheresi è indispensabile un miglior coordinamento delle forze dell'ordine, che serva per la prevenzione e per la repressione della microcriminalità del territorio. L'immigrazione vista come risorsa. Già, l'immigrazione è una risorsa che dobbiamo gestire. Dobbiamo ricordarci di avere a che fare con persone che aspirano a una vita dignitosa, che danno un forte contributo alla nostra economia. Favoriamo politiche integrative, lottiamo contro la clandestinità e l'emarginazione. E poi? Progetti. La politica alle donne. Futuro. Onestà. La famiglia. Diritti. Integrazione. Correttezza. Donne. In poche parole, un'altra Voghera. E poi leggi il nostro programma. Il 28-29 marzo, alle elezioni comunali di Voghera, vota la lista di Rifondazione Comunista. I vostri diritti sono le nostre battaglie.